ragazzi, oggi voglio fare con voi l'unboxing di questo pacchetto che ci è appena arrivato da parte di Ninna e Matti. È una scatola di cartone bella rigida, molto carina, con questa grafica, e adesso la apriremo insieme. Vediamo cosa ci hanno mandato i nostri colleghi youtuber. Beh, dalla scritta direi che è abbastanza chiaro, il libro fa il sacchiotto, quindi ci sarà il loro nuovo libro, immagino. E infatti, eccolo qua. Ninna e Matti, il libro fa il sacchiotto, giochi, risate e sfide insieme a noi, il nostro libro ufficiale. Ora lo guardiamo, ma ci sono anche due bigliettini. Qua ci presentano appunto il loro libro, mentre aspettiamo il tour. Ah, e qui c'è anche il biglietto per il loro tour, ma chissà se è un biglietto vero o se è soltanto una cartolina promozionale, glielo chiederemo. Comunque molto carina la scatola, devo dire, davvero simpatica. Penso che la terrò e la utilizzerò per conservare i giochi da tavolo, perché è proprio a tema giochi. Ok, ma vediamo un po' questo libro. Eccolo qua, sfogliamolo un po' insieme. Allora, nella prima pagina troviamo il loro autografo. Wow, grazie, anche firmato. Ma vediamo un po' in che consiste questo libro, perché sfogliandolo io vedo un sacco di giochi. Mi sembra che ci siano un sacco di attività. Riusciranno i nostri falsacchiotti a risolvere tutti gli enigmi del libro falsacchiotto? Divertitevi a risolvere questo libro come ci siamo divertiti noi in questa super avventura. Vi vogliamo bene e vi mandiamo un grande abbraccio, Ninna e Matti. Ok, quindi c'è una storia e nel corso di questa storia noi ci ritroveremo ad affrontare degli enigmi e soltanto dopo averli risolti potremo proseguire con la lettura. Ma sapete che è proprio un'idea carina? Allora, vediamo un po' come inizia. Il treno aveva iniziato a rallentare la sua corsa e già si potevano scorgere i primi palazzi della metropoli, chiamata Gigalandia. Matti stava guardando fuori dal finestrino. Non gli sembrava vero che stessero andando a inaugurare il primo negozietto falsacchiotto, un luogo dove i fan avrebbero potuto trovare tutti i gadget a tema Ninna e Matti. Subito dopo la partenza, Ninna si era addormentata e adesso toccava a lui il difficile compito di risvegliarla. «Ninna!» disse Matti con voce decisa ma a volume contenuto. La guardò, sembrava proprio una principessa addormentata. «Ninna!» insistette Matti con voce sempre decisa ma a volume più alto. Matti pensò che servivano le maniere forti. «Ninna! Hai un ragno pelosissimo sulla spalla! Ah, dove?» «Tranquilla!» disse Matti mentre un sorrisetto si allargava sul suo volto. «Era solo per svegliarti!» «Questo non va bene! Questo non si fa!» Si stropicciò gli occhi e guardò fuori dal finestrino. «Siamo quasi arrivati!» disse. «Matti? Eh?» «Matti! Cosa?» «Matti, hai un ragno pelosissimo sulla faccia!» «Non pensare che ci caschi!» disse mentre iniziava a percepire uno strano solletico sul viso. Matti alzò lo sguardo e vide una ragnatela che dal soffitto scendeva verso di lui. Cercò di mantenere la calma e la prese fra le dita, allontanando. All'estremità si trovava un ragnetto che, volando, andò a posarsi su un sedile vicino. Io sarei morta. Qui c'è ovviamente anche il disegno. «Hai visto?» disse Ninna con espressione trionfante. «Io dico sempre la verità. Non era pelosissimo!» disse a mezza voce. «Senti», fece Ninna cambiando discorso, «non posso scendere dal treno con questa faccia assonnata e questi capelli. Devo mettere a posto i miei fili d'oro, truccarmi un po'. Ma stiamo arrivando in stazione. Ci metto solo un attimo.» «Un attimo? Nel senso di un'ora?» Ninna sbuffò, tirò fuori dalla borsa la trousse dei trucchi e si diresse verso il bagno. «Aiuta Ninna a truccarsi! Scegli dove applicare ogni prodotto qui sotto sul viso di Ninna.» Ah, e qua c'è il primo gioco. Qui dobbiamo decidere, anzi dobbiamo indovinare dove vanno i vari prodotti. Ma io sono sicura che voi che ci guardate siete esperti di skincare molto più di me e Ninna messe insieme. Quindi non avrete problemi a capire dove va questo prodotto. Dove va questo, dove va questo, dove va questo e dove va questo. Scrivete la risposta nei commenti, così vediamo poi se avete indovinato. Guardate bene l'immagine, eh? Ok, andiamo avanti con la storia. Non appena il treno era entrato in stazione, Matti aveva iniziato ad agitarsi ed era andato a bussare alla porta del bagno. «Ninna, Ninna, siamo arrivati, sei pronta?» «Un attimo solo e ho finito!» Il treno si era fermato e i passeggeri avevano iniziato a scendere. Dopo qualche minuto il vagone si era completamente svuotato. Il capotreno aveva incrociato Matti e lo aveva avvisato. «Fra poco il treno ripartirà in direzione opposta!» A quel punto Matti era andato nel panico e aveva iniziato a temere
temere che l'inaugurazione si sarebbe svolta senza di loro. Matti era andato a bussare nuovamente alla porta del bagno. «Non riesco ad aprire!» aveva detto Ninna. «Trova la chiave giusta. Individua la chiave in grado di aprire il lucchetto». «Ah, questa non è facile, ragazzi. Qua dobbiamo capire quale di queste chiavi può aprire questo lucchetto, quindi dobbiamo vedere la loro forma. Però non sono messe in modo tridimensionale, quindi come facciamo a sapere messe da davanti quale apre? Io non lo riesco a capire, ragazzi. Voi scrivete la risposta nei commenti e suggerite, perché altrimenti io non posso andare avanti con la lettura. Beh, comunque io direi che per oggi ci possiamo effettivamente firmare qui, perché altrimenti risolviamo tutto il libro insieme. In ogni caso devo dire che l'idea mi piace. Una storia che, oltre a essere una storia carina, che quindi va avanti, include anche dei giochi che si possono fare, secondo me, anche in maniera individuale, perché sono dei giochi carini, dei labirinti, trova le differenze, capire cosa manca, però è ancora più divertente farlo seguendo la storia, perché così hanno anche un senso, perché sono a tema con quello che sta succedendo nella storia. Oh, che bello, qua bisogna disegnare il proprio videogioco, questo lo voglio fare assolutamente. E prima avevo visto anche un'altra cosa carina, questo tutorial per fare un unicorno. Anzi, sapete che vi dico, ragazzi? Adesso ci faccio uno short e lo carico sul canale, quindi andate a vedere tra gli short perché lo troverete. Ragazzi, io ringrazio Nina e Matti per questo graditissimo omaggio, anche Alissa sono sicura che lo apprezzerà molto, anche perché è un libro gioco che può piacere indipendentemente se seguito o no Nina e Matti, perché la storia mi sembra molto carina, i giochi pure, i disegni anche, è colorato, è creativo, è divertente, perciò io ve lo consiglio, vi lascio anche il link in descrizione. Per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo video, anzi andate a vedervi lo shorts, ciao!